Per i maligni è il fronte dei vecchietti che sarebbe dovuto scoppiare ancora 2 anni fa. Per la stampa è il nucleo storico capace di collezionare promozioni su promozioni. Per la stessa squadra è una sorta di cupola che, sia ben chiaro, non ha nulla a che fare con la mafia. Si tratta del clan Pradella, Pasa, Rosso e Bonavina. Ieri 3 su 4 sono tornati a colpire. A siglare i primi 2 gol è stato l'avvocato, che non segnava una doppietta dal 27 novembre del 94. Il Treviso giocava nella nazionale dilettante, l'avversario di turno era il Rovereto. Sembra trascorsa un'eternità. Il 3° gol è stato firmato da Daniele Pasa, il cui figlio Simone, di appena 4 anni, ha pensato bene di dedicare il capolavoro del papà a 2 amichette. Poi al 36esimo è entrato in campo Pradella e l'Ariete ha iniziato il suo show personale, deponendo in rete altri 2 palloni. Quindi gambe aperte e orecchie al vento, per sentire meglio il boato del pubblico che ha salutato con un lungo applauso il suo 136esimo gol tra i professionisti. Una doppietta a 38 anni, che cosa hai provato? Ma una buona soddisfazione, però diciamo che in B ne ho fatte molte, quindi non è una novità per me. Forse perché ho 38 anni è una novità, però al di là di tutto ho avuto una buona soddisfazione. E di dietro le quinte? Molti devono togliersi le fette di salame, così lo chiamiamo, dagli occhi, perché questa è una realtà difficilissima. Allora è inutile che andiamo in cerca di tante cose. Questa è una realtà dove giochi contro delle squadre enormi. Allora sti ragazzi, impegno, buona volontà, professionalità, sacrificio, vanno ricambiati, ma non perché devono essere additati come dire bravi, vanno ricambiati e rispettati in tutte le loro componenti, indipendentemente che il giornalino sia piccolo o grande. Lei non ha accettato, no, che venissero fatte, no, delle critiche? No, le critiche io vado d'accordo con tutti, perché rispetto tutti, in particolar modo anche e soprattutto chi critica, perché è un'opinione che uno deve esprimere, però fatta in momenti particolari questa è malafede. Allora, come il mio compito è quello di tutelare questi ragazzi, indipendentemente di dove arriveremo a fine campionato, è giusto puntualizzarle queste cose. 2 sconfitte consecutive, il Treviso torna alla vittoria. Al 18esimo Bonavina, servito dalla destra, batte il portiere dell'Ancona Cesaretti. Nella ripresa all'11esimo il raddoppio del Treviso, ancora con Bonavina, la prima doppietta in campionato, brava a raccogliere una corta respinta del portiere su tiro di De Poli. Al 24esimo Pasa, appena entrato in area con un pallonetto, supera Cesaretti per il 3-0. Al 38esimo tocca a Pradella arrotondare ulteriormente il punteggio, servito da De Poli. 7 minuti più tardi è ancora Pradella a fissare il risultato sul 5-0 con un colpo di testa. Al termine dell'incontro l'allenatore dell'Ancona Giorgini ha rassegnato le dimissioni.